Prima di entrare nel merito della guerra economica, forse è il caso di riprendere alcune cose che avevo accennato nella mia lezione precedente su come è cambiata nel Novecento l'idea di strategia, e di egemonia. Ogni ordine mondiale si regge, guardate, se ci fate caso, vedrete che dalla pace di Westfalia in poi, 1948, grosso modo vedrete alternarsi un periodo di stabilità dell'ordine mondiale in genere fra i 40 e i 50 anni e un periodo di instabilità a cui succede un periodo di instabilità fra i 20 e i 30 anni, dopodiché c'è la vittoria di un nuovo soggetto e si costruisce l'ordine mondiale intorno all'egemonia di un soggetto. Prima abbiamo avuto una breve egemonia olandese, poi c'è stata l'egemonia spagnola, poi c'è stata l'egemonia inglese sui mari e il progetto di egemonia francese sul continente, che però sfocerà, dopo la sconfitta delle guerre napoleoniche, in un'egemonia austro-ungarica essenzialmente, e poi via via le altre fasi fino al periodo di mondo bipolare e poi egemonia monopolare americana. Ecco, l'ordine mondiale, dicevo, è costruito in genere intorno a un soggetto egemone, dove la parola di egemonia assomma in sé due idee, quella di forza e quella di consenso. Il soggetto egemone è tale perché certamente riesce ad esercitare una pressione, è tale perché ha una forza militare che lo garantisce. Ma non si tratta solo di questo, nessun ordine può reggersi se non c'è un'accettazione, passiva o attiva, poco importa, da parte degli altri soggetti, quanti subiscono l'egemonia. Pensateci. Oggi, se io dicessi a voi che dobbiamo andare a uno scontro duro con gli Stati Uniti sino al rischio di una guerra, probabilmente prendereste per matto, perché direste: ma non c'è possibilità di vittoria in uno scontro così dispari dal punto di vista delle forze militari. Quindi esiste accanto all'idea della forza l'idea di un'accettazione di questo stato di fatto, e l'accettazione non può essere solo dettata dalla constatazione di un rapporto di forze sfavorevole dal punto di vista militare. Deve esserci anche una certa adesione, la potenza egemone deve in qualche modo offrire una serie di vantaggi a quanti accettano la sua egemonia, protezione, modello economico, politico, sociale particolarmente apprezzato, egemonia culturale, seduzione culturale. In questo senso, guardate, c'è stato un affinamento di questa idea nel Novecento e la egemonia culturale, l'egemonia in generale, l'egemonia culturale non è stata soltanto un fatto politico-diplomatico. Nell'egemonia degli Stati Uniti sull'Europa occidentale, che peraltro dura ancora, c'entrano molti elementi, la musica, le canzoni, il cinema, il grande cinema americano che ha praticamente organizzato quello europeo, è uno degli elementi della seduzione americana e quindi in questo senso anche la diffusione della lingua. Ma guardate, persino cose alle quali noi non prestiamo grande attenzione. Pensate alla Coca-Cola, pensate a soluzioni gastronomiche come la colazione con uova e pancetta, uova e prosciutto, che è tipicamente americana. Per pensare chi se la inventò fu proprio uno speed doctor di aziende americane che ha lavorato anche per i servizi americani, che era un nipote di Freud, il quale faceva spesso queste campagne pubblicitarie dovendo in qualche modo promuovere
arrivò alla commissione del produttore di pancetta, si inventò una cosa praticamente un criminale, perché fece una campagna scatenata sul fatto che la colazione con uova e pancetta era particolarmente salubre e preveniva il colesterolo, cioè uno che fa una cosa del genere, con certificati medici compiacenti, eccetera. Dopodiché fece anche la campagna per convincere le donne a fumare. Cioè praticamente questo ha sulla coscienza un buon terzo degli infarti degli ultimi 40 anni, credo, 50 anni. Bene, quello ormai, quel tipo di colazione, lo è provato in tutti gli alberghi, anche molti europei usano fare colazione in quella maniera. Perché? Perché quello in sé ha un messaggio: la ricchezza dell'America, l'abbondanza che offre, ricchezza di cosa? Di proteine. Questa è l'idea. Voi siete gli europei abituati ai carboidrati, eccetera, eccetera. Noi siamo, a parte i francesi che già lo erano i fatti loro, siamo il paese ricco che nutre tutti con una abbondanza di proteine. Quindi quello poi si lega anche al culturismo fisico, si lega anche a certe immagini di bellezza maschile o femminile che vengono proposte qui dal cinema, eccetera. È un modello, è l'American Way of Life, che è uno dei principali motivi di seduzione. Quindi attenzione al fatto che l'egemonia acquisisce nel Novecento una dimensione che è quella del soft power. Quindi no, l'hard power è quello delle armi, quello duro. Il soft power è quello che invece punta sulla persuasione, sul consenso. Attraverso questo, direi, sulla seduzione. Bene, in realtà anche questa nozione, vedremo, di soft power ormai è piuttosto insufficiente, dovremmo graduare diversamente il discorso, ma per adesso accettatela come tale. Ecco, nel Novecento l'idea di egemonia, come vedete, diventa sempre più sofisticata, perché aggiunge sempre di più una dimensione non direttamente politico-militare. La dimensione dell'egemonia come fatto politico-diplomatico, come aggregato politico-diplomatico, possibilmente intorno a un'area geograficamente definita con dei confini, è un'idea molto tradizionale, è proprio l'idea che con la fine della Prima Guerra Mondiale inizia a sciogliersi. Oggi il progetto egemonico più tradizionale che ci sia è quello della Russia di Putin, che tende a ricostruire l'area di influenza che fu dell'Unione Sovietica, riconquistando in parte i paesi perduti e alleandone altri, ma sempre col criterio della contiguità. Quindi comunque un progetto territoriale largamente basato su equilibri militari e diplomatici. In realtà invece i progetti più avanzati, come quello americano, parzialmente quello cinese, che mescola fra i due modelli, hanno un'idea molto più sofisticata, che è il prodotto dell'evoluzione dell'idea di strategia. Cos'è la strategia? Beh, inizialmente è un concetto puramente militare. Lo stratego in Grecia, in antica Grecia, era in genere il capo militare dell'esercito di Atene, Sparta, quello della Macedonia, quello che vi pare. Ma successivamente il concetto è andato sempre più affinandosi. Partiamo da un'idea: nessuno fa la guerra per la guerra. La guerra si fa in vista della pace, perché ciascuno cerca di imporre la sua idea di pace, un modello di pace che ovviamente lo avvantaggi. E quindi in qualche modo il problema qual è? Piegare la volontà dell'altro. Qual è il modo per piegarla? Il modo più diretto è quello delle armi, mettere l'altro in ginocchio sul piano della forza. Nel Novecento si comincia a pensare che non sempre la strada migliore, più produttiva, è quella del confronto diretto. Inizia ad esserci un confronto più sofisticato su più piani. Per la verità, già la Prima Guerra Mondiale cambia l'idea di strategia, comincia a cambiarla.
perché introduce molto l'elemento dell'economia, della tecnologia. Mai l'umanità aveva messo in divisa tanti milioni di esseri umani che bisognava in qualche modo nutrire, rifornire, equipaggiare. Mai era accaduto prima che le armi di distruzione avessero una gittata tale, una velocità di tiro tale. Quello che sarà della Prima Guerra Mondiale il grande massacro sarà la triade trincea filo spinato mitragliatrice, per cui l'attacco in massa, che è l'idea classica napoleonica e poi teorizzata da Clausewitz, funziona ormai molto male di fronte allo sbarramento di filo spinato che trattiene le truppe che arrivano falciandole col fuoco delle mitragliatrici. Però vedete, il fuoco delle mitragliatrici significa una cosa: tanto bisogna avere mitragliatrici e possibilmente mitragliatrici che abbiano una gittata abbastanza lontana, ma poi soprattutto è un dispendio di munizioni senza precedenti. E beh, se voi avete in campo 1000 uomini armati di fucile a ripetizione con 6 colpi e un certo numero di caricatori a disposizione, capirete che alla fine avrete esploso un certo numero di proiettili. Ma se avete una sola mitragliatrice, da sola quella mitragliatrice, in meno di 20-30 minuti ha esploso tutti i proiettili che gli uomini avrebbero impiegato con i loro fucili a ripetizione. L'arma automatica presuppone un'alimentazione di proiettili estremamente abbondante. Bisogna pur produrli questi proiettili, bisogna produrre le mitragliatrici, bisogna produrre cannoni con gittate sempre maggiori. Grande sogno dei tedeschi, fusionato con una grande Berta, questo cannone che era in grado di lanciare i suoi proiettili a distanza di molti chilometri, per cui si pensava a un bombardamento di Parigi dalla frontiera. Ecco, tutto questo presuppone un consumo fortissimo di ferro, acciaio e carbone. Nella Prima Guerra Mondiale quello era il combustibile utilizzato. Comincia a esserci quindi una dimensione industriale di massa, una dimensione di carattere prevalentemente economico, che avrà un grande ruolo. E questo è il rapporto diretto, ma soprattutto ci sono altri due aspetti, altri due momenti della guerra importanti. La Germania, come voi sapete, l'esercito tedesco esce dalla guerra non sconfitto, non ha perso una sola battaglia. Eppure la Germania perde la guerra, il che è la fine dell'idea di guerra che c'era stata fino a quel momento. L'idea di guerra che c'era stata fino a quel momento presupponeva che l'elemento risolutivo era la battaglia campale finale, era la grande battaglia campale che decideva le sorti del conflitto. La Germania non perde neanche una battaglia, ma perde la guerra. Come mai? E perché la Germania è stata sottoposta a un assedio economico, in particolare navale, da parte dell'Inghilterra. Pertanto la Germania viene piegata perché non ha più di che alimentarsi, non ha più le derrate di ferro, di carbone, eccetera, che gli sarebbero state necessarie, le materie prime, per poter reggere il confronto. La Germania crolla per caduta del fronte interno. Non un solo soldato francese, inglese o italiano ha calpestato il suolo tedesco quando nel novembre del 18 la Germania è obbligata alla pace. E quindi la lezione è questa: non è più necessaria la grande battaglia risolutiva. Un assedio economico può piegare la volontà dell'altro,
Quindi l'altro può essere piegato non solo con la forza militare, ma anche per costrizione economica. Stesso discorso, in qualche modo, con delle varianti, riguarderà la Russia, che è l'altro grande esempio. La Russia ha subito una serie di sconfitte militari, è costretta alla resa, sostanzialmente alla pace di Brest-Litovsk, perché non è più in grado di reggere lo scontro militare. Però c'è un aspetto interessante da cogliere. La nuova Russia, quella dei Soviet, fra le prime misure che adotta c'è quella del ripudio dei debiti contratti dalla Russia zarista per alimentare la guerra. E naturalmente questo, potete capire, non è accolto con favore da parte delle potenze dell'intesa, francesi e inglesi, che quindi sanzionano la Russia espellendola dai mercati finanziari. Inizierà un assedio finanziario della Russia che durerà 70 anni ininterrottamente. E la mancanza di accesso ai mercati finanziari sarà un elemento determinante sul lungo periodo della sconfitta del modello russo, che subirà da un lato un forte rallentamento del suo sviluppo economico, dall'altro pagherà il suo sviluppo economico in termini umani particolarmente pesanti: condizioni di lavoro, mortalità sui posti di lavoro, eccetera eccetera eccetera. Allora inizia ad affermarsi questa idea: la dimensione economica può in qualche modo fiancheggiare lo sforzo della strategia, non è più solo una strategia volta a obiettivi militari, ma in qualche modo deve integrarsi con la dimensione economica, perché la guerra ormai è guerra industriale, è guerra tecnologica, e quindi in qualche modo colpire l'avversario su questo terreno significa metterlo in condizioni di svantaggio. Però attenzione, la dimensione militare non è più unica, ma continua ad essere predominante. La seconda guerra mondiale introdurrà ulteriori elementi in questa direzione. In primo luogo è ancora più guerra tecnologica, ancora più guerra industriale. Pensate soltanto alla scomparsa totale di un corpo in altri tempi di punta come la cavalleria, sostituito dalla arma dei carristi e dall'uso di massa dei carri armati e dell'uso integrato dei carri armati e aviazione. E però già questo obbliga a una scelta. Per esempio, in qualche modo la campagna di Russia va in un certo modo perché Hitler, all'assalto di Mosca e alla conquista delle città che tradizionalmente erano il palio della guerra, preferisce invece far deviare le sue truppe verso il sud per conquistare i pozzi di petrolio del Caucaso, fondamentali per alimentare la macchina di guerra tedesca. Quindi già si presenta la dimensione economica con maggiore evidenza e nettezza. Non solo, c'è un altro evento: la seconda guerra mondiale sarà caratterizzata dalla forte presenza di eserciti irregolari, di eserciti partigiani. È l'esperienza della resistenza che in alcuni paesi bloccherà parti importanti del dispositivo militare tedesco. Quindi esiste anche una dimensione, in questo caso non economica, ma comunque di conquista della popolazione civile, che non è più passivamente spettatrice del conflitto, ma ci interviene. Quindi ancor di più la dimensione strategica tende ad ampliarsi e ad acquisire una dimensione più psicologica, politica, ideologica, come l'ottenere il consenso della popolazione. La svolta decisiva verrà dopo, con la Guerra Fredda. La guerra fredda nasce da una situazione, in realtà la guerra
i monti l'avrebbero voluta calda e non fredda. Se la guerra non sarà calda, cioè non arriverà a confronto militare diretto fra l'esercito delle due grandi potenze, guardate che anche dove ci saranno scontri in cui una delle due grandi potenze è coinvolta, mai ci sarà un confronto diretto fra i due eserciti. In Corea e in Vietnam ci saranno gli americani, ma i russi si limiteranno a fare gli istruttori tecnici e a rifornire di armi i loro alleati, ma l'esercito russo non combatterà. Viceversa, in Afghanistan c'è l'esercito russo e gli americani fanno da consulenti della guerriglia, ma non intervengono direttamente. Perché? Perché il rischio è quello di una rapida escalation che possa culminare nel conflitto nucleare, un conflitto assolutamente distruttivo. È distruttivo non solo per, ovviamente, per l'eventuale sconfitto, ma anche per il vincitore. L'unica ipotesi di guerra in cui non c'è vincitore. Questo obbliga a che cosa? Da un lato a spingere gli elementi di attrito, di conflittualità, verso i paesi della periferia del mondo, dove appunto si possono fare confronti indiretti di questo genere. E mai in Europa, in quel periodo in Europa, non si spara un solo proiettile per 40 anni. Fino alle guerre jugoslave in Europa non c'è neanche il minimo incidente militare. Però è pur sempre un conflitto ad altissima intensità, c'è fra i due blocchi. E come viene affrontato? Viene affrontato con forme di guerra coperta, alimentando per esempio il terrorismo o le guerriglie in casa dell'altro. Viene affrontato con l'offensiva culturale, con la propaganda fondamentale. Una cosa come la radio Friuli-Uro, per esempio, è stata essenziale da questo punto di vista. Ma viene affrontato soprattutto come confronto economico-tecnologico. E quindi in qualche modo è proprio questa impossibilità di sfociare al conflitto aperto che spinge a valorizzare al massimo la dimensione economica, tecnologica del confronto. Da un lato bisogna esibire una maggiore capacità di sviluppo del proprio paese per poter attrarre altri nella propria orbita e assicurare uno sviluppo, una modernizzazione dei paesi cosiddetti arretrati. Dall'altro occorre avere una tecnologia sempre più sofisticata e guardate bene, una tecnologia nella quale il confine tra politico e militare è un confine sempre più labile, sempre più sottile. Molte ricerche economiche per scopi civili serviranno poi in chiave militare, ma anche il contrario. Pensate a molti oggetti di cui voi avete esperienza. Avete presente quei giubbotti di lana vetro? Forse ce ne sono ancora un po' in giro. Quel materiale estremamente leggero, però molto caldo, molto poco traspirante. Beh, quello viene dalle ricerche spaziali, è un materiale che è utilizzato per dei rivestimenti. Pensate alle fibre ottiche. Le fibre ottiche nascono all'inizio come un fatto puramente addirittura l'industria del divertimento, dell'arredamento. Dopo si capisce la potenzialità e viene immediatamente assorbita all'interno della ricerca militare e quindi poi diventerà la base del nuovo sistema di comunicazione a livello mondiale. Pensate a internet, cosa connessa anche alle fibre ottiche, poi sostituiti in qualche modo. Internet nasce come rete militare, oggi ci giocate più quanti con internet, ma in realtà fino a 25 anni fa era una rete quasi esclusivamente militare. E quindi il confine nella ricerca e sviluppo fra militare ed economico diventa un confine sempre più labile, sempre più meno percepibile.
la fungibilità di una particolare tecnologia da un campo dall'altro diventa sempre più facile. Pensate per esempio al nucleare, uso civile, uso... gli iraniani si difendono dicendo no, noi non vogliamo fare la bomba atomica, noi vogliamo usare il nucleare a fini civili. Peccato che gli americani rispondano sì, ma guarda, tu poi il passo dal nucleare a fini civili al nucleare per uso militare ci metti 3 mesi a farlo, e quindi a quel punto tu l'atomica ce l'hai, secondo me già ce l'hanno gli iraniani. Ma questo, ecco, tutto questo vi dà l'idea del come la dimensione economica mangi sempre di più terreno rispetto alla dimensione puramente diplomatico-militare. Prima di tutto c'è il problema del controllo della tecnologia, e quindi c'è il problema, da un lato, della protezione dei propri segreti di produzione, e dall'altro, se possibile, della violazione del segreto degli altri. Quindi vedete come già da questo momento la dimensione della guerra economica e la dimensione dell'intelligence, dei servizi segreti, tendono fatalmente a sovrapporsi. Chi è che può tutelare il segreto tecnologico di un'azienda dallo spionaggio se non un servizio segreto? Che guardate bene, i servizi segreti sono mai di spionaggio, sono sempre di controspionaggio. Questa è una delle regole fisse. Nessun servizio di informazione e sicurezza si definirà mai un servizio di spionaggio. Sono tutti di controspionaggio, quindi. E nello stesso tempo, però, appunto, lo spionaggio è da chi può essere fatto, se non dai servizi segreti. Quindi, in qualche modo, la guerra tecnologica sarà uno degli elementi importanti di questo confronto. E poi c'è un problema, che è quello del controllo di alcune aree di produzione, alcuni materiali di produzione. Ad esempio, ci sarà l'embargo di alcuni materiali definiti strategici, metalli come il tungsteno, il vanadio, che sono presenti in natura in quantità piuttosto limitate e prodotti da pochi paesi, l'uranio, diventeranno rapidamente le carte vincenti del confronto, e quindi prima di tutto bisogna proteggere le fonti di produzione. Quello che per esempio adesso molto di più e in dimensione molto più violenta è rappresentato al problema delle cosiddette terre rare. Non so se ne avete mai sentito parlare. No? Allora, le terre rare sono 17 elementi, dei quali 15 sono i cosiddetti lantanidi, il tezio, c'è tutta una serie di... che hanno la caratteristica di mantenere un elevato magnetismo anche a temperature molto alte. Tradotto in italiano, da quella videocamera alle lampadine a basso consumo, alle paraeoliche, ai computer, compresi i computer di bordo delle auto, ai satelliti, sono tutte cose che si fanno, ai telefonini, sono tutte cose che hanno bisogno di questo tipo di materiali, che sono oggi sostanzialmente un monopolio dei cinesi, che ancora oggi forniscono circa il 90% della produzione mondiale. Esistono riserve in altri posti del mondo, ma i cinesi sono quelli che, oltre che avere la maggior quantità di riserve, circa il 39% si stima delle terre rare, hanno anche la tecnologia per poterle estrarre e trattare. Sono molto più avanti degli altri in questo senso. E quindi, come vedete, il problema del controllo su alcuni commodity strategiche diventa centrale. E ma non si tratta solo di questo, quindi devi controllare, se sono in casa devi evitare che gli altri se ne approfittino, se sono in casa d'altri devi controllare il governo che in qualche modo ospita sul suo territorio la produzione di questi elementi. Ma non basta, devi controllare le rotte marittime.
pezzi, perché le rotte, ma pensate per esempio alla dimensione attuale del problema in Asia. Il problema si è posto relativamente poco in passato, perché l'Asia non aveva la centralità che ha adesso. L'Asia oggi ha questa centralità e si trova ad avere alcuni stretti particolarmente importanti, in particolare lo stretto di Malacca, che è quello dove c'è la massima concentrazione di pirateria. Quindi c'è il problema anche di proteggere i trasporti. Poi c'è il problema di proteggere le trasmissioni, in qualche modo schermandole rispetto agli altri. Tutto questo inizia già negli anni 50-60. Per esempio, il momento in cui i servizi segreti sviluppano in particolare, accanto a quella che si chiama la UNINT, cioè lo spionaggio su fonti umane, perciò UNINT, sviluppano molto la SIGINT, cioè lo spionaggio su base tecnologica dei segnali, per esempio intercettazioni telefoniche, eccetera. Per esempio la captazione dei segnali di movimento di sottomarini o di carri in superficie e così via. Quindi inizia a esserci una dimensione che assomma, intorno alla dimensione economica, assomma una dimensione di tipo, diciamo, di intelligence, di spionaggio, e una dimensione tecnologica sempre più sofisticata. Il tutto si integra in un unico sistema. Ma per farla breve, salterò una serie di passaggi, veniamo al mondo contemporaneo e al perché oggi siamo in presenza di un fenomeno sconosciuto in passato. La guerra economica, che è una guerra non dichiarata apertamente e di cui non si avvertono più delle volte i segnali, ma ci vedremo. Allora, veniamo a un momento particolare di svolta. Questo movimento si colloca tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, con la fine dell'Unione Sovietica e l'affermarsi del progetto monopolare americano. Questo non è soltanto una vittoria di natura militare e non è soltanto un progetto politico, è un progetto anche di natura economica. Anzi, per essere più precisi, è il momento in cui io finora vi ho parlato di un confronto che avviene sul terreno dell'economia reale. Vi ho parlato delle materie prime, dei commodity, che bisogna controllare, vi ho parlato dei trasporti, vi ho parlato della dimensione della tecnologia. Tutto sommato sto parlando di, quando dico queste cose, di economia reale, di qualcosa che si tocca. Dalla metà degli anni Ottanta, man mano, c'è una dimensione prevalentemente finanziaria. La dimensione finanziaria prevale su quella economica. Il controllo del mercato finanziario. Guardate, il mercato finanziario è soltanto questo, ve la faccio semplice, è scambio di denaro con denaro in forme diverse. Brevemente, lei lo sa cosa è una cambiale, anche se è molto giovane? A tratti sì. Cos'è? Una forma di debito. È una forma di debito in cui c'è un debitore che certifica di dover dare una certa somma al suo creditore. E un bond cos'è? Titolo di Stato. Quindi in realtà è un titolo di Stato, cioè un titolo di debito, cioè c'è uno Stato che ha ricevuto dei soldi in cambio dei quali dà un titolo e paga degli interessi, esattamente come sui cambiali. Come vedete, si tratta di denaro. E facciamo un altro esempio. Questo cos'è?
È sempre un titolo di debito. È un titolo di debito anche questo. Perché voi siete abituati all'idea che il denaro liquido non è un debito. Io ce l'ho, sì, ma ce l'hai perché qualcuno lo ha emesso e in qualche modo lo deve onorare. Quindi guardate, la dimensione del debito credito, dovunque ci sia denaro c'è una dimensione debito credito, e noi non facciamo altro che scambiare forme di denaro di un certo tipo con altre forme di denaro. Ad esempio, sapete cos'è un future? Un future è un contratto che nasce nell'agricoltura. Io vengo in campagna a ottobre, hai appena seminato, eccetera, vedo più o meno la campagna, i raccolti che hai fatto prima, e ti compro il raccolto sulla pianta. Non lo so ancora quanto raccoglierai, però ti do una certa, ti garantisco che comprerò tutto il raccolto per X euro. Poi, se alla fine dell'anno il raccolto è abbondante, e beh, io ci sono andato bene, ci è andato male il contadino che avrebbe potuto guadagnarci di più, però allo stesso tempo per il contadino è stata un'assicurazione, perché metti che gli veniva una mataccia con grandinate, se gli distruggevano il raccolto, e si è messo al sicuro da questo rischio, ha pagato, però viceversa, se va male il raccolto, il contadino si è messo al sicuro, ha realizzato il suo guadagno. Ci metto io che ho comprato, però in qualche modo io l'ho fatto perché speravo di poterci fare il guadagno. Quindi, come vedete, il mondo finanziario si basa essenzialmente, è un mercato di aspettative, non è un mercato di beni reali. Può diventare, ma la verità, lo spirito del gioco è l'aspettativa. Se io ti vendo questo, che sia una cambiale, un'azione, un future, quello che ti pare a voi, a 110, perché te lo vendo a 110? Vabbè, a meno che non sia costretto a venderlo perché ho bisogno di denaro liquido, ma in condizioni normali io te lo vendo perché la mia previsione è che questo non varrà più 110, varrà 108, 107 domani, avrà una variazione negativa. Tu invece me lo compri perché sei convinto che avrà una variazione positiva. Cioè me lo compri a 110 perché sei convinto di trovare un fondo a cui lo venderei a 115, il quale a sua volta lo comprerà a 115 nell'aspettativa di poterlo vendere a 120. E così via. O alla fine è un gioco del cerino in cui qualcuno si brucia la vita, è inevitabile. Ci avete presente quando si dice ho fatto un affare, eh? È sempre perché l'altro ha fatto un cattivo affare. Non esiste la possibilità che i due facciano l'affare, uno fa l'affare e l'altro fa un cattivo affare. Quindi in realtà noi non facciamo altro che scambiare forme di denaro. Il future è una forma di denaro. Quando si dice compra oro, per essere al sicuro, ora a parte il fatto che al sicuro non sei mai, perché qualsiasi cosa non ha un prezzo fisso, ha un prezzo che può aumentare o diminuire. Cioè, però l'oro può diminuire, ma un valore ce l'ha sempre. Un momento, di che stiamo parlando? Se l'oro di cui parli è l'oro fisico, il lingotino, e te lo appiccichi perché poi al massimo lo vai a vendere ai compro oro che te lo pagano a un valore nettamente inferiore. Quello che invece teoricamente viene scambiato alle condizioni migliori è l'oro finanziario, cioè tu non ricevi il lingottino, ricevi una lettera che dice tu hai comperato da me 800 grammi di oro, quando me li chiederai io ti darò 800 grammi di oro. In realtà tu non li chiedi. Tu venderai quell'obbligazione a un altro cercando di guadagnarci, il quale a sua volta, come vedete, l'oro fisico alla fine può anche non esserci perché continua ad andare in giro questo giocattolino. E se il debitore, quello che deve dare, fallisce,
tanto denaro, tanto, cioè tanto oro, tu rimani lo stesso a bagno, hai perso tutto. Quindi anche quando si dice l'oro, attenzione, l'oro finanziario è denaro al pari di ogni altra cosa. Noi non facciamo altro che scambiare un future di grano contro una partita di oro che a sua volta verrà barattata con delle azioni, che a loro volta verranno barattate con dei bond, sempre calcolando una cosa: io vendo a uno perché dopo perde valore e compro a uno perché spero che diventi due. Bene, in questa spiegazione estremamente rudimentale, direi quasi primitiva, della finanza, avrete capito una cosa: che la risorsa fondamentale nella finanza qual è? È l'informazione. Allora, scrive il mio vecchio amico, prima vi riporto una frase di un film che probabilmente avete anche visto. Il film, ve lo ricordate, è quello in cui c'è questo personaggio che è Gordon Gekko, sarete presente, è Wall Street, il quale dice: non conosco commodity, non conosco materia prima più importante dell'informazione. Perché tu in borsa giochi se hai l'informazione giusta. Quale sarà il prezzo dell'oro domani mattina? Io lo voglio sapere stasera, non lo voglio sapere domani mattina quando la frittata sarà fatta. Lo voglio sapere un giorno prima degli altri per poter decidere se acquistare o vendere. Se lo yen perderà o migliorerà, io lo voglio sapere prima. E quindi, come vedete, tutto il mercato del denaro, che si tratti di monete, che si tratti di azioni, che si tratti di contratti future, che si tratti di debiti, di mutui, quello che vi pare, si basa tutto su una cosa: sulla possibilità di prevedere in tempo utile la variazione positiva o negativa, perché è su quello che uno fa il guadagno. E quindi già capite come la risorsa informativa sia centrale. E le informazioni, chi è che le raccoglie? Beh sì, certo, gli organi di informazione, i giornali, le televisioni, però quelle sono le informazioni che ci hanno tutti e in quanto tali di scarso valore. Le informazioni, quelle buone, quelle che so soltanto io e non le sa lui, sono le informazioni raccolte dai servizi di informazione e sicurezza, detti anche servizi segreti o intelligence. E qui cominciate a capire come la finanziarizzazione del mondo, l'ipercapitalismo finanziario nato negli anni 90, è di per sé costitutivamente un elemento agganciato alla dimensione dell'intelligence. Lo era già all'inizio, l'ho diventato molto di più nei 10 anni successivi, quando si è affermata la pratica dell'high frequency trading. Sapete cos'è l'high frequency trading? Allora, gli ordini in borsa ormai vengono fatti tramite online praticamente. Io compro, vendo azioni e vengono fatti in periodo di tempo molto breve. Cosa accade? Io emetto la vendita di un pacco di azioni della Procter & Gamble, va bene? Naturalmente più io vendo, che cosa significa? Che c'è un eccesso di offerta sul mercato e, come voi immaginate, quando l'offerta sale il prezzo scende. Per cui io vendo delle azioni. Il prezzo della Procter & Gamble, dell'azione Procter & Gamble, scenderà. Poi sapete che scherzo faccio? All'ultimo momento, prima che altri possano comprarle,
ritiro la mia offerta, o semplicemente la è accolta la mia offerta da un altro giocatore fittizio che sono sempre io online. Nel frattempo il prezzo è diminuito e io acquisto azioni della Procter & Gamble al nuovo prezzo ribassato che ho determinato io. Ma guardate, in tutto questo non è affatto necessario che io abbia le azioni della Procter & Gamble che vendo. Posso anche vedere, l'ho scoperto, lo sapete. C'è una cosa che dovete capire nel mercato finanziario. Voi andate al mercato, comprate una bottiglia, pagate. Dai la moneta e prendi la bottiglia, secondo il nostro principio economico. Vedere moneta, vendere cammello. Ecco, nella finanza non è così. La consegna fisica del titolo avviene a distanza di alcuni giorni. Allora, io posso anche vendere dei titoli che non ho, nella speranza di farci guadagno, perché vendo a 10, poi me li procurerò i titoli, nei giorni successivi, ma me li procurerò a 8. Darò quello che devo e mi metterò i due in tasca con il mio guadagno. Chiaro? Poi naturalmente ci posso anche rimettere, perché magari invece l'azione aumenta e lì sono dolore, ma comunque questa è la finanza. Ormai tutto questo che veniva fatto prima dall'elemento umano che decideva acquisto o vendita non è più fatto dall'elemento umano, è fatto da programmi informatici che emettono centinaia di migliaia di offerte nel giro di frazioni di secondo e che acquistano in altrettanto breve tempo. Gli altri che cosa hanno? Hanno uguali programmi che sulla base dell'andamento del mercato, registrando che c'è un'impennata di vendite della Procter & Gamble, e naturalmente quelle là si affrettano a vendere quelle che hanno e quindi ulteriormente a trascinare il prezzo sul basso, oppure viceversa qualcuno comprerà. Tutto questo avviene automaticamente con programmi di acquisto o di vendita dei titoli che agiscono nel giro di frazioni di secondo. Quindi tenete presente che non c'è il tempo per una decisione ragionata, per così dire, e una decisione viene presa direttamente dal computer. Allora, che cosa succede? Un bel giorno di 4 anni fa ci fu, all'improvviso, vennero emesse vendite per 1 miliardo di azioni della Procter & Gamble, appunto. Il prezzo dell'azione Procter & Gamble precipitò, a qualcosa, perse come qualcosa come il 93% del suo valore in una mattinata. Catastrofe. Dopodiché viene fuori che in realtà quell'ordine è stato il prodotto dell'errore di un impiegato che anziché dire 1 milione aveva battuto 3 zeri in più ed era stato 1 miliardo. La Procter & Gamble si riprende, però attenzione, alla fine della giornata aveva perso il 9,5% del suo valore, non aveva ripreso il valore iniziale. Si è trattato di un errore o qualcuno ci ha fatto un affaruccio? Qui cominciate a capire quanto sia importante controllare questi meccanismi da parte, per esempio, di un servizio segreto che ha la possibilità di spiegare, perché voi potete capire che gli algoritmi di questi programmi sono estremamente segreti. 7 anni fa venne arrestato un operatore di borsa a New York, in una delle principali, credo che fosse nella Standard Poor's, che era una spia russa che aveva involato quel programma. E qui cominciate a capire come questa materia interessi e appassioni molto i servizi segreti, perché quello significa determinare la fortuna o, al contrario, la rovina del gruppo industriale, del gruppo finanziario.
Come vedete, ancora una volta, la risorsa decisiva qual è? L'informazione. Dove per informazione dovete tenere presente un doppio livello. Cioè l'informazione strumentale, quella che vi viene dalla rete, dal computer e dai programmi che lavorano rapidamente, che dico, in una velocità supersonica, i dati che man mano arrivano. Esiste un'altra dimensione di informazione, che è quella che leggete sui giornali, in televisione. Spesso la variazione di prezzo di una cosa è data da una notizia che leggete sui giornali. Inchiesta della Procura della Repubblica sulla IVA di Taranto. Quello vuol dire che il giorno dopo le azioni della IVA di Taranto varranno sicuramente almeno un 20% in meno. Perché uno non va a operare una cosa per mettersi in un casino di quel genere. Chiaro? E quindi l'informazione non è soltanto, attenti, un errore che si fa spesso è pensare che l'informazione sia tale solo in entrata, cioè che i servizi segreti si limitino a raccogliere informazioni. Non è così. Questa è la dimensione, se volete, difensiva, ma i servizi segreti emettono anche informazione ed è la dimensione offensiva. Io voglio, devo comprare leni perché il governo ha deciso di privatizzarle. Qual è il mio interesse? È comprarla al minor prezzo possibile. Cosa devo fare? Screditare il più possibile lei, in modo che il suo valore sul mercato scenda. E allora, per esempio, metterò in giro voci di particolari, per esempio un'inchiesta sul mercato arabo per tangenti pagate da lei. Che scandalo. Guardate, ci sono mercati come quello del petrolio, quello delle armi, dove le tangenti sono prassi corrente. Nel settore delle armi, senza tangenti, non vedi nemmeno le pistole ad acqua. Chiaro? E lo fanno tutti. Quando vedete che c'è uno scandalo per cui l'Amusta della Finmeccanica ha pagato una tangente al governo indiano cattivi, non si fa così. È semplicemente che c'è qualche altro che vuole fare un affare, che non è che sicuramente quelli l'hanno pagata la tangente, figurati, come l'hanno pagata tutti gli altri. Quando viene fuori? Viene fuori perché c'è un'operazione, puramente semplicemente. E cominciate a capire ancora di più qual è il ruolo dei servizi in questo, perché i servizi sono in grado di fare un'operazione che, per esempio, la cattura dei documenti necessari a fare più un'inchiesta giudiziaria, a far sollevare uno scandalo sulla stampa, o viceversa, sono quelli che trattano il versamento di una tangente a un emiro arabo piuttosto che a un ministro indiano o del Gabon. Ecco, qui già cominciate a capire che cos'è la guerra economica, perché c'è un terreno molto delicato, che è quello che sostanzialmente va dal normale scontro sui mercati finanziari a quella che è una vera e propria guerra economica, in cui l'obiettivo non è solo e tanto quello di fare un guadagno finanziario, ma è quello, per esempio, di piegare la resistenza di un paese. E perché? È perché io ho un'operazione in piedi in Ucraina, eh? E lì devo piegare le resistenze del governo ucraino, che è un debitore. Bene, allora io devo mettere le condizioni di assedio finanziario. Viceversa, gli altri cosa faranno? Tu cattivo vuoi mettere l'Ucraina in quelle condizioni? Bene, ti tagliamo le strade per la vendita del gas. Ecco, qui quello che sta accadendo in Ucraina è una vera e propria guerra, nella quale, se ci fate caso, l'aspetto meno rilevante è quello militare. Qui stiamo parlando, per quanto la cosa ovviamente sia sempre orribile, ma stiamo parlando di qualche decina di morti, non arriviamo neanche alle centinaia, il che obiettivamente sul piano di una guerra di tipo militare è un'inezia. E meno della gente che muore sulle autostrade francesi in un weekend.
No, quello che sta accadendo in Ucraina di principale, un'altra cosa, è lo scontro economico fra, da un lato, la Russia che tiene l'Ucraina impiccata e la sta spingendo verso il default, perché l'Ucraina ha preso molto più gas come diritti di prelievo di quelli che avrebbero potuto pagare. E viceversa l'Occidente che fiancheggia l'Ucraina, che cosa sta cercando? Sta cercando di far fallire il progetto di South Stream, che era quello che avrebbe dovuto collegare il gas russo dal Mar Nero alla Italia meridionale e poi su fino all'Austria, fino al Tarvisio. In realtà poi il tratto meridionale è stato sostituito dalla TAP, che però non ha quel tipo di portata. Invece il progetto del gasdotto che dovrebbe portare il gas fino al Tarvisio, per ora è saltato il Tarvisio e si ferma all'Austria, ma c'è un disegno politico che è quello di far fallire completamente questo progetto. E questo sapete che significa? E significa cosa c'è? C'è tutta una guerra intorno alla faccenda dei prodotti energetici, in particolare del gas. Vi voglio fare un esempio che fa capire tante cose anche della politica italiana, che di solito si trascura. Allora, 2005, l'emiro del Qatar, cioè il presente il Qatar, quello scritto vicino che sta vicino all'Arabia, il Qatar sembra essere uno dei maggiori possessori di riserve di gas. Secondo me, sparando una palla, si parla addirittura di un 30% delle riserve di gas mondiali. Sicuramente sarà molto meno. Ma l'emiro del Qatar propone al governo italiano una cosa: scelti, guarda, se vedi la carta geografica, noi siamo a questa altezza leggermente a sud rispetto al terminale dell'Eni, il gasdotto che va dalla Sicilia alla Libia e alla Algeria. Di mezzo, salvo il pezzettino di Mar Rosso dello stretto di Suez, è tutta sabbia, quindi neanche costa molto fare il gasdotto. Facciamo il gasdotto dritto qui, che passa per l'Arabia Saudita, attraversa il Mar Rosso, l'Egitto, la Libia. E noi ci agganciamo alla rete europea. Guardate, l'Italia è importante per due cose: per la Telecom e per l'Eni, e in particolare l'Eni è importante perché ha la Snam, che è l'azienda che ha la rete dei gasdotti. Se voi vi agganciate a un terminale italiano, siete in tutta Europa, perché la Snam ha la rete più ramificata di tutti. Arrivare in Sicilia, anzi addirittura arrivare in Libia al terminale, significa essere presenti in Polonia, Danimarca, Bretagna, tranquillamente. Quindi c'è questa offerta, ma il governo Berlusconi è in trattative con la Russia, con Putin, dove si sta concludendo appunto l'accordo South Stream. È una trattativa cui gli americani diranno la lucrosa trattativa del presidente Berlusconi con Putin, cui sapete la grande amicizia, per cui Berlusconi rigetta questa offerta. E perché? Perché se fosse arrivato il gas del Qatar, il prezzo del gas russo sarebbe crollato. Oggi il gas russo è praticamente monopolista in Europa, salvo il pezzettino che viene dall'Algeria e dalla Libia che gestiamo noi. Risultato: nel 2011 l'emiro del Qatar è stato quello che ha dato una paccata di soldi agli insorti libici per abbattere Gheddafi e far mettere piedi inglesi e francesi in Libia, cambiando i rapporti di forza. Poi, tutto occasionalmente, vi ricordo che il governo Letta è caduto nel giorno in cui Letta è andato in Qatar a trattare per l'Italia in genere degli affari, su quello è caduto. Quindi attenzione, la partita sul gas non è anche economica di grande importanza,
ma è una partita geopolitica. Significa per gli americani significa contenere l'espansionismo russo, per gli arabi significa che un certo paese assume un ruolo internazionale. Il Qatar è un paese piccolissimo ma con disponibilità finanziarie immense e finanzia per esempio i fratelli musulmani. Quindi, come vedete, è una realtà estremamente complessa, nella quale i principali attori sono i servizi di informazione e sicurezza. Quindi siamo di fronte a un confronto che ha un carattere direttamente non più solo economico e finanziario, ma direttamente politico. Siamo a uno scontro di potenza con una caratteristica rispetto al passato. Vedete, lo scontro militare in linea di massima è uno scontro aperto. Sì, io posso anche farti un attentato, ma non ti posso fare una guerra senza farmi vedere. Se si muovono i carri armati, gli aerei si vedono. Invece la guerra economica ha questa caratteristica, è una guerra in larga parte coperta. Perché? Perché se io manipolo un gioco in borsa, faccio uno scandalo, alimento uno stato di tensione, non è detto che io sia individuato immediatamente come quello che ha operato in questa direzione. E quindi questo diventa una forma di conflitto non manifesto, non aperto, ed è una delle ragioni per cui noi, soltanto gli specialisti, avvertono che sull'Ucraina si sta giocando una partita che è quella dell'energia. Soltanto lo specialista sa che sulla Telecom si sta giocando una partita che è quella delle reti di telecomunicazioni del Medio Oriente, perché la Telecom ha praticamente il monopolio del Mediterraneo, in particolare dell'area medio orientale, da dove schiocca fino all'altezza della Corea. E quindi, ora, da un lato questa guerra ha caratteristiche coperte e soprattutto si confonde molto con il normale scontro economico-finanziario. Questo ha un'implicazione, e che è un po' particolare. Nelle guerre coperte non ci sono alleati. L'alleato è tale perché ha un trattato, abbiamo firmato che siamo alleati, facciamo parte della NATO, le nostre truppe partecipano alle esercitazioni NATO, eccetera, eccetera, eccetera. E in caso di guerra noi dovremmo schierarci con la NATO. Sì, ma questo è sul tavolo. Sotto il tavolo è in atto una partita a calci negli stinchi, che non distingue fra lo stinco del nemico e lo stinco dell'avversario. Sono tutti nemici. Nella guerra coperta nessuno ha alleati, hanno tutti concorrenti. E questo significa una cosa, significa che allo scontro sulla superficie che tu vedi corrisponde una dimensione sotto la superficie del visibile, che non coincide affatto con gli schieramenti che tu hai in mente. Noi siamo alleati dell'America, però non siamo in guerra con la Cina, non siamo in guerra con la Russia. E sì, però attenzione, noi sotto banco giochiamo con gli arabi, in particolare per il petrolio, arabi che non sono amici in genere del mondo americano occidentale. Così si giochiamo con i russi, mentre invece gli americani non gradiscono che noi siamo noi e tanto più i tedeschi che ci vettano con i russi niente male. Negli anni 70 si diceva che l'Italia ha la moglie americana e l'amante araba. Le mogli, sapete che in genere tendono a gradire pochissimo la presenza di amanti del proprio marito, per cui la cosa stesso degenera poi in una conflittualità familiare francamente deplorevole. Ecco, questa è la dimensione della guerra economica, che ha molti campi di applicazione. Esiste la guerra monetaria, per esempio. In un mondo nel quale avete cancellato il sottostante aureo, perché prima il valore della moneta era legato alla
riserva aurea che una banca aveva. Dal 1971, con la denuncia di accordi in Bretton Woods, praticamente le monete si apprezzano reciprocamente sulla base di una serie di valutazioni. Se in una situazione obiettivamente tendenziale, nella quale il massimo debitore mondiale, gli Stati Uniti, ha una moneta che vale 10 volte quella del massimo creditore mondiale, la Cina, che è il suo creditore. Perché? Perché alla Cina conviene, per fare esportazioni e invece frenare l'importazione, avere una moneta sottoapprezzata. Viceversa, l'interesse degli americani qual è? Beh, siccome gli americani hanno il dollaro come moneta di riferimento internazionale, quindi loro per avere dollari non devono comprarli, li devono stampare e poi li vendono agli altri, con il risultato di spandere gli effetti inflattivi tra gli altri. La fregatura è tua, che per comprare il petrolio gli prima a comprare dollari e così via. L'euro è troppo forte. Perché? Perché conviene alla Germania. La Germania è un paese creditore, ha crediti in euro, non ha interesse a svalutare la moneta dei titoli che possiede. La Germania, è vero, questo la ostacola alle esportazioni, però questo è relativo, perché i prodotti tedeschi hanno un livello tecnologico tale per cui diciamo è piuttosto garantita la loro presenza di mercato. Viceversa, sono un paese manifatturiero che non ha materie prime, quindi una moneta forte gli serve per comprare materie prime a basso costo. Viceversa, questo frega nettamente noi spagnoli, greci e portoghesi, che ci troviamo un debito in euro molto alto che non possiamo sfruttare. Ecco, vedete come intorno alla moneta c'è un conflitto molto forte che per esempio oppone anche alleati, cioè noi e i tedeschi in teoria saremmo alleati nella NATO e nell'Unione Europea, nella quale condividiamo la stessa moneta, e però c'è un'evidente guerra tra noi e i tedeschi da questo punto di vista. Poi c'è la dimensione più generale dei mercati finanziari, poi c'è la dimensione dello spionaggio tecnologico. Allora, dice Giacomo Cimetta Bottor, la guerra economica racchiude un elevato numero di tecniche di analisi, indagine, azione ed una metodologia che oggi comunemente in accademia viene definita multidisciplinare. Ora, questa cosa del multidisciplinare è delizioso rispetto a questo ambiente di sedenti. Economia, direi, diritto, scienza politica, geografia, filosofia, sociolinguistica, semantica, sono alcune scienze che possono contribuire a quella che non può e non deve essere definita come una scienza. La guerra economica, per la geopolitica delle origini, costituisce uno strumento per il decisore politico ed economico, che deve operare in contesti di conflittualità economica e nello stesso tempo deve scegliere quali strumenti adottare. Cioè, io vi ho detto una cosa, centrale è il ruolo dei servizi di informazione e sicurezza. E qual è il campo in cui i servizi di informazione, la nuova frontiera dell'intelligence, qual è? Sono le cosiddette scienze cognitive, logica, psicologia, neuroscienze, matematica, sono tutte scienze cognitive, sociolinguistiche, eccetera, che sono il nucleo, il nocciolo della materia rispetto a cui tu poni le premesse di quel tipo di gioco, di guerra economica. Ora, cosa voglio dire, avviandomi alle conclusioni, qua ho parlato già tantissimo, cosa voglio dire? Su questo io vi ho fatto una cosa base, molto elementare. Il mio amico Giuseppe Gagliano avrebbe fatto una cosa molto più raffinata e molto più particolareggiata, per esempio vi avrebbe parlato delle finissime analisi in questo senso dello Stato Maggiore francese, che è quello che da 20 anni, in vantaggio di tutti gli altri, ha sviluppato particolare attenzione su questo tema. Io ho preferito
probabilmente calcolando l'assoluta novità di questi temi per degli studenti di storia, tenerli su un livello, diciamo, più divulgativo, più base, più di base. Che però deve servire a farvi capire una cosa, come il mondo stia cambiando e come noi dobbiamo alzare il passo per raggiungerlo. Guardate, voi siete per lo più studenti di storia e si spera che almeno alcuni di voi finiranno a scrivere qualche opera di storia, usare qualcosa, si spera, Beh, guardate, la storia che scriverete voi o che insegnerete, se insegnerete, se ci sarà ancora una scuola, se non sarà crollato tutto nel frattempo, non sarà più la storia che voi avete studiato. Non dico che noi, vabbè, notte dei tempi. La storia che voi avete studiato al liceo sarà una cosa molto remota nei metodi, negli argomenti. Ad esempio, la dimensione dell'intelligence sarà una dimensione molto importante per ricostruire la storia, per esempio, del Novecento e in particolare di quest'ultima fase. La comparsa di una forma di guerra totalmente nuova, come la guerra economica, intendiamoci, guerra economica nel senso lato, c'è sempre stata la guerra delle dogane fra Italia e Francia, seguita all'occupazione francese della Tunisia, per cui venne colpito in particolare il mercato del vino italiano. Sì, è una cosa che c'è stata già nel XIX secolo, ma stiamo parlando di episodi circoscritti di limitato valore economico e di valore strategico molto prossimo allo zero o comunque a valori molto bassi. Oggi invece siamo in presenza di qualcosa che è centrale nello scontro, che ha una valenza direttamente politica perché investe i disegni di potenza, e stiamo parlando di qualcosa che ha valori molto maggiori del passato, e stiamo parlando di qualcosa che ha la caratteristica inedita della guerra coperta, che dissolve antichi paradigmi. La diplomazia, certo che c'era una diplomazia coperta anche nell'Ottocento, ma era ben altra cosa rispetto a quello che oggi è una guerra coperta. Quindi io spero che questo vi serva perlomeno come stimolo, come curiosità a capire una dimensione che non è presente nel vostro corso di studi usuale, ma che probabilmente dovrà essere presente molto di più nella ricerca storica e nell'insegnamento della storia di qui ai prossimi 15-20 anni. Grazie.